raro. Amaro. Che i corvi beccano. Ah, ma non importa che sia buono, perché tanto il sole fa marcire tutto. E il sole, si sa, è marcio per i neri. Frutti. Ma i poveri hanno sempre fame. Cantami la fame al sud. Di più, più al sud, ecco là, dove la carne brucia. Southern tree bears a strange fruit. Ah, me ne sto chiusa in camerino fino al momento di cantare. Perché? Perché sono una schiava del jazz e in gabbia al blues. Allora, siamo qui per presentare il testo di Addio alle Mississippi Drunk di Alessandra Biscottina Caputo. Testo che la collana Scena Muta ha l'onore di annoverare fra i suoi testi. E... Alessandra, vuoi per caso dirci due paroline su come è nato l'idea di fare, come è nata l'idea di scrivere un testo su Billie Holiday? Ma diciamo che allora l'idea sì era, c'era una situazione in cui c'era una taverna jazz, sì, in cui si potevano scrivere, insomma, delle si poteva presentare qualche straccio di testo, qualche cosa così, dove si faceva musica dal vivo. Era una situazione molto così, molto, molto tranquilla. Da lì, come poi spesso avviene, uno mette insieme un po' di idee. E il personaggio, ovviamente, è un personaggio più che forte, più che interessante. Quindi poi da lì è nata effettivamente una struttura più complessa, che poi con i Patassarimba Teatro abbiamo messo in scena. E poi da lì la cosa interessante è stata che la prima parte, quella appunto per la taverna jazz, che era stata un po' improvvisata, un po' buttata lì, poi è cresciuta ed è diventata lo spettacolo. Però poi mano a mano il lavoro è continuato. No, volevo insistere sull'aspetto musicale della scrittura di Alessandra, perché la cosa che mi ha colpito di più è stata questa, vi invito a leggere ovviamente il testo, prendo chi non ce l'ha, è questa perfetta fusione fra la professione, la figura della protagonista, dell'argomento rappresentato e il suo modo di scrivere. Lei prima raccontava di come il testo sia all'origine nato da una sorta di improvvisazione in un luogo di improvvisazione, e il suo modo di scrivere riflette perfettamente, in maniera perfettamente musicale, questa attitudine, il che credo sia un istinto, parlare anche di spontaneità e di istinto, ma anche un talento naturale che non è di tutti quelli che si mettono a scrivere teatro. No, leggendolo invece a voce alta, quindi insomma provando io a fare l'attore, insomma, no? Io mettendomi in una posizione di attore e quindi lasciandomi trascinare dal testo, insomma, allora ho cominciato veramente, insomma, a entrare dentro il fluido che si muove, insomma, no? L'acqua, l'infelicità di Billie Holiday, il tentativo di galleggiare comunque in una vita senz'altro dolorosa, ma che aveva poi nel canto, insomma, no? Il momento in cui tutto poteva diventare più leggero. Il testo è nato già con un'idea scenica, è nato insieme. Sono subentrato io in un secondo momento quando abbiamo voluto dare, come dire, un... Perché abbiamo voluto dare? abbiamo continuato a lavorarci approfondendo, esatto, perfetto. L'idea era quella del fiume, sostanzialmente. Io, per quanto ho
già una trama già ben fatta. Sono i gruppi di freschetti. C'ho una fan. Eccola. Bene, bene. E, abbiamo pensato all'idea del fiume, o perlomeno c'era questa necessità di creare un lavoro fluido.